Quarantena, quindi stiamo tutti a casa, abbiamo tutti, immagino, un po' più di tempo a disposizione e anche qui sulla pagina Viso in Forma voglio in qualche modo contribuire a far passare almeno 20-30 minuti del vostro tempo dandovi dei contenuti interessanti e spero anche utili per voi. Come anticipato sul post, oggi abbiamo con noi un ospite, il secondo ospite. Che è Donatella Frau e voglio giusto in due parole presentarla prima di invitarla qui sullo schermo. Solo un attimino che vedo, controllo anche che sulla pagina si veda tutto perché di solito c'è qualche secondo di collegamento e di ritardo, quindi solo un attimino verifichiamo che tutto funzioni prima di proseguire e prima di appunto presentarvi l'ospite di oggi. Ok, pare che tutto funzioni, abbiamo già i primi collegati. Buongiorno a chi si sta collegando. Allora, come ho anticipato, oggi abbiamo un nuovo ospite, è appunto Donatella Frau. E chi è Donatella Frau? È una mamma di due bimbi, uno di 4 e di 9 anni, è una moglie, è un'imprenditrice e ha ideato anche un metodo, leggo così non dico tutte le informazioni precise, è ideatrice del metodo Fai spazio al tuo tempo, ha anche fondato una bellissima community di super mamme o super mom come le chiama lei e aiuta le mamme a riprendersi i loro spazi, a credere in se stesse, a gestire in modo ottimale il loro tempo, sia attraverso dei percorsi formativi online, ma anche organizzando delle convention a livello nazionale. Quindi oggi ho voluto invitare lei in questa diretta proprio per in modo che ci dia qualche pillola, qualche suggerimento sul come affrontare questa quarantena e anche la convivenza 7 giorni su 7, 24 su 24, anche con i figli, con i mariti. Quindi adesso datemi qualche secondo di tempo per invitarla. Quindi Donatella, eccoci qua. Donatella, ciao! Eccomi, ciao, ciao Petra, ciao Preta, ti ringrazio per questo invito, sei stata gentilissima. Grazie a te per averlo accettato, veramente fai una cosa veramente molto interessante, un argomento molto interessante, soprattutto in questo periodo, quando praticamente è domenica ogni giorno, se posso dirlo, siamo di continuo tutti insieme in Tutti famiglia, a casa. tutti a casa. E per qualcuno può essere abituato anche, ma la maggior parte delle persone molto probabilmente no, non è abituata a stare così tante ore chiusi in casa, tra l'altro. E quindi chi meglio di te può darci qualche suggerimento su come vivere questo periodo di quarantena e come affrontare il meglio, insomma, la vita Sì. quotidiana. Quindi ti lascio la parola se puoi darci qualche suggerimento. Grazie. Sì, Petra, volentieri, volentieri. Ho accettato il tuo invito perché so che anche tu hai tantissime mamme che ti seguono e quindi ci tenevo anch'io a dare giusto tre pillole, darò giusto tre pillole oggi perché altrimenti dovremmo stare tutta la sera a parlarne. Ma ciò che possiamo fare nelle 24 ore su 24 in cui siamo a casa con i bimbi, con nostro marito, sia che magari proseguiamo la nostra attività lavorativa, sia che effettivamente siamo chiusi in casa, quindi obbligati a stare in casa, io direi prima di tutto che dobbiamo seguire queste tre pillole, soprattutto per evitare l'apatia. Perché in questo periodo, stando a casa, potrebbe essere veramente una situazione che può presentarsi. Quindi l'apatia, la stanchezza cronica, lo stress dovuto veramente alla forte tensione, al cambio della nostra vita e soprattutto per evitare proprio che ci sia una perdita dell'autocontrollo. Quindi riuscire a gestire nel miglior modo possibile le proprie emozioni e la propria emotività. Quindi cosa dobbiamo fare? Quali sono le tre pillole? La prima sicuramente, che poi non fa parte della pillola in generale, diciamo, senza iniziare ancora, la pillola in generale è quella di fermarci. Tutti diranno, caspita, più fermi di così,
però in effetti non siamo fermi. La prima cosa che dobbiamo fare è fermarci, perché? Perché ci rendiamo conto che abbiamo sempre vissuto in un mondo che è veramente molto frenetico e lo stare a casa in qualche modo ci ha completamente, siamo completamente disarmati, perché non sappiamo come gestire il tempo che abbiamo a nostra disposizione, tempo che peraltro è sempre stato molto tiranno, vista appunto una serie di cose, di routine quotidiane che noi normalmente facciamo. Quindi la prima cosa in assoluto che dobbiamo fare è ci fermiamo, deceleriamo un attimino il tutto per riprendere in mano e capire in che modo possiamo fare chiarezza e per poter quindi vivere il nostro quotidiano in una maniera più ottimale, no? Senza sprechi di tempo e senza appunto incorrere in apatia, stanchezza, stress, come appunto ti dicevo. C'è Pascal che diceva: tutti i problemi dell'uomo provengono dal non saper stare fermi in una stanza, ed è proprio così. E infatti pensiamo alla grande difficoltà delle persone di stare a casa e di stare ferme. Una volta che decidiamo di stare a casa e quindi di stare per il nostro bene, per il bene appunto dei nostri figli e di tutte le persone che conosciamo, di stare a casa, la prima cosa che possiamo fare, quindi come strumento a nostra disposizione, il primo strumento che vorrei fornirvi è quello di mantenere alcuni ritmi ben definiti, creando una linea del tempo. Io l'ho creata qua, vediamo se si vede. Allora, vediamo un po' linea del tempo. Linea del tempo, semplicemente attraverso un cartone segniamo proprio una linea del tempo di quella che sarà il nostro tempo nell'arco della giornata, per definire alcune attività che dovranno essere svolte in determinati orari, proprio per evitare di perdere quella che è la quotidianità, la routine. Tipo la sveglia la mattina, stabilire un tempo massimo entro il quale ci si debba appunto svegliare, stabilire l'orario del pranzo, stabilire l'orario della merenda per i bambini. Il mio bimbo mi chiede sempre: ma sono le 4? Perché noi merendiamo alle 16. Quindi lui, che ha 4 anni, va a controllare: mamma, sono quasi, oppure mamma, sono le 4, quindi io vado a far merenda. Lui lo sa, prima non mi chiede la merenda, anche se ha fame, perché appunto dobbiamo rispettare, altrimenti mangerebbero tutto il giorno. Quindi orario, appunto, queste cose elementari che poi ci hanno insegnato anche i nostri genitori, dobbiamo un po' riprendere in mano. Quindi linea del tempo con risveglio, pranzo, merenda, cena e riposo notturno. Importante il riposo notturno. Non è che se abbiamo tanto tempo dobbiamo andare a letto alle 4 del mattino, no? Dobbiamo sempre comunque rispettare una certa routine. All'interno di questi orari definiti, stabilire anche altre attività, che possono essere le attività dei figli. Prevalentemente io consiglio di farle la mattina, perché comunque i bambini, come tutti noi, sono più attivi e si sa che siamo molto più attivi a livello appunto di velocità, di concentrazione, nelle prime ore del mattino. Quindi il consiglio è quello appunto di distribuire e di stabilire anche i compiti per i bambini nelle prime fasce del mattino. Così come per esempio lo smart working, suddividerlo tra mattino e pomeriggio, non aspettare quindi magari alla notte. Questa è la prima pillola, quindi creare una linea del tempo. Ciascuna di voi può creare la sua linea del tempo, quella che le è più congeniale. Non ti dico che devi indicare come orario di pranzo mezzogiorno, ma può essere l'una, può essere le due, però deve essere mantenuta una routine, perché altrimenti anche i bambini non sanno più se sia mattina, se sia sera o se sia notte. E veramente questo poi si fa fatica nel gestire nuovamente quando ritorneremo, diciamo, a vivere. Perché ritorneremo a vivere normalmente, faremo veramente tanta fatica. Quindi oggi ne possiamo far meno, semplicemente tenendo presente questa piccola pillola, la linea del tempo. Un secondo consiglio che io do è quello di utilizzare, per creare delle to-do list giornaliere, utilizzare il metodo Kanban, che è un metodo giapponese usato dalle aziende per pianificare e ottimizzare le attività, e che io utilizzo tantissimo sia nei miei corsi di time management per le supermom, sia quotidianamente anche con i miei bambini.
anche qua di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno o di una lavagna o di un pezzo di cartone e dei post-it. Io ne ho creato uno attraverso un cartone, vi faccio vedere, vediamo un po' se riesco. Di là, sì, così, sì, sì, vede. Così. Cosa? E non si vede tutto? Ecco, così forse è meglio. Vedete? Questi sono i post-it, ora non c'è scritto nulla, semplicemente per farvelo vedere. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo suddividere la lavagna in tre sezioni. Nella prima sezione, a partire appunto da sinistra, scriviamo le azioni che dobbiamo fare o i compiti o la to-do list della giornata, le cose da fare. In quella centrale le cose che stiamo svolgendo, che stiamo facendo, quindi work in progress, e nella terza invece sezione andremo a indicare le cose che noi facciamo. Quindi noi avremo a inizio giornata solo una lista di cose da fare. Man mano che le facciamo, prendiamo il post-it e lo spostiamo in work in progress. Una volta che abbiamo terminato, lo spostiamo in fatto. A fine giornata, i post-it devono trasferirsi dalla sezione da fare alla sezione fatto, oppure se un'attività richiede più giorni magari rimarrà nella sezione work in progress più tempo sino alla conclusione di quell'attività. Perché questo è utile? È utile non solo a noi adulti ma soprattutto per la gestione magari dei compiti dei bambini. Quindi visto che gli insegnanti ci stanno dando tantissimi compiti, potremmo appunto segnare nel da fare tutti i compiti e poi distribuirli nell'arco della giornata o addirittura della settimana. Così, perché è importante utilizzare questo sistema ed è veloce ed è immediato? Perché prima di tutto ti dà una chiara visualizzazione del lavoro che stiamo svolgendo e delle attività che dovremo fare nell'arco di quella giornata. Quindi ci dà più chiarezza, ci dà anche più leggerezza, perché una volta che tu ti scrivi ciò che devi fare non ci pensi più. Non è quel pensiero, mi devo ricordare di che devo fare questo, che devo fare l'altro, e sprechi veramente tanta energia nel ricordare, come quando andiamo a fare la spesa senza lista della spesa. Ci dimentichiamo le cose importanti e andiamo ad acquistare cose che magari non erano utili. Ritorniamo a casa senza quello per cui eravamo andati a fare la spesa. Stessa cosa nel nostro quotidiano, ci dimentichiamo perché abbiamo veramente un flusso di pensieri e quindi cerchiamo in qualche modo di alleggerire la nostra mente attraverso questo sistema. Ed è importante soprattutto anche per i bambini. Questo, come dicevo, aiuta i bambini anche nello svolgere le attività quotidiane che possono essere mi alzo, mi lavo il viso, faccio pipì, mi lavo i denti, quindi spostare i vari post-it, sino a che diventa una routine. Quindi i miei bambini, quando si sentono di essere stanchi e quindi non ce la fanno più, vogliono andare a nanna, non mi dicono mamma voglio andare a nanna, mamma vado a lavarmi i denti, perché loro sanno che l'attività prima di è quella di andare a lavarsi i denti, fare la pipì, insomma magari il pigiama lo hanno già perché hanno fatto già la doccia, eccetera, eccetera, quindi sono già pronti ma devono lavarsi i denti. Deve diventare una routine, quindi io non sto più neanche lì a dirglielo. Ho fatto in modo che diventasse una loro routine. Con il sistema Kanban, che appunto Kanban, che è utilizzato tantissimo anche dalle super mom, veramente hanno creato delle tabelle di marcia per i propri figli spettacolari. E questo ci aiuta anche a motivarli di più, perché aiuta a motivare noi quando vediamo che i post-it dal fare va in work in progress e poi va in fatto, e aiuta anche loro, perché soprattutto mio figlio che ha appunto 9 anni, quando svolge i compiti, non vede l'ora di spostare i post-it, perché non vede l'ora di appunto far sì che la sezione fatto sia completa e nella sezione fare si svuoti. Quindi si velocizza e c'è questa motivazione anche sia estrinseca perché vede ciò che ha fatto, sia intrinseca perché da dentro dice caspita mi manca poco, continuo a farlo, e quindi terminano il compito. Poi un'altra pillolina che vorrei dare, a parte adesso quelli che sono gli strumenti che si possono utilizzare, che vi ho appunto comunicato, linea del tempo e Kanban, sicuramente è un consiglio come pillola, che è quello di non farsi sopraffare dalla sindrome di Atlante. Cos'è questa sindrome di Atlante? Che un po' tutte le mamme ce l'hanno, e adesso ve la descrivo. Nella mitologia
mi sono un po' ripresa un po' di storia per spiegarla, no? Ed è veramente molto molto semplice. Nella mitologia Atlante, che era figlio di Giove, partecipò insieme ai Titani ad una rivolta contro il padre ed è per questo che fu condannato a sostenere il mondo sulle proprie spalle. Gli psicologi invece considerano il complesso di Atlante come la sindrome della iperresponsabilizzazione. Cosa vuol dire? Che chi soffre di questa sindrome, un po' noi mamme ne soffriamo, sono quelle persone che sono sempre disponibili. Noi mamme siamo, per forza di cose, dobbiamo essere sempre disponibili un po' con i nostri figli, no? Sono sempre comprensive, sono consolatrici, sono altruiste e si fanno carico di tutti i problemi della famiglia, delle persone vicine, e soprattutto si fanno carico anche del benessere dei propri familiari, ma in generale, se parliamo della sindrome di Atlante, per tutti, a parte le mamme, proprio sono quelle persone che in qualche modo tralasciano il loro benessere per il benessere delle altre persone. In qualche modo però è come se nutrano anche poca stima nei confronti di chi magari hanno intorno, no? Perché pensano di poter essere le uniche a poter fare o a poter risolvere determinati problemi. Questo causa proprio questa pesantezza, no, nelle nostre spalle, nel dover o voler gestire tutto, che ci porta veramente alcune volte a un po' di esaurimento, no? E noi non dovremmo assolutamente farci sopraffare da questa sindrome. Anzi, soprattutto in questo periodo in cui siamo a casa 24 ore su 24 con i bambini e con il proprio marito, quello che possiamo fare è quello di suddividere e di far partecipare tutta la famiglia alle attività quotidiane, senza che sia solo ed esclusivamente la mamma a farsi carico di tutto, ok? Quindi in qualche modo questa pillola è, mi raccomando, non siamo noi le eroine che dobbiamo sempre fare assolutamente tutto, ma diamo anche spazio ai nostri figli nel loro piccolo di contribuire e ai nostri mariti di poter fare, magari sbagliando inizialmente, magari ci piegheranno il doppio del tempo, però diamogli la possibilità anche a loro di rendersi utili. Non siamo lì delle streghe, come dico sempre, che vogliamo fare tutto noi, però poi arriviamo e siamo veramente sommerse di cose da fare e rischiamo poi di non avere energia positiva da donare ai nostri figli, ai nostri mariti. Tant'è che, come tu sai, Petra, io ho ideato anche una sfida, che è la sfida delle 6 settimane, dove proprio insegno tutte queste strategie alle mamme. Questo è tanto altro. Alla fine darò anche il link, sento rumore sottofondo, comunque alla fine sì, darò il link della tua pagina, del tuo gruppo, così se qualcuno ha voglia di andare a approfondire, a dare un'occhiata anche su tanti altri suggerimenti che dai, metterò il link al termine di questa diretta e appunto anche per chi vuole iniziare a fare la sfida con Donatella può iniziare a farla e darò il link. Quindi noi rinizieremo. Dimmi un po' se ci sono delle domande, perché io non riesco. Infatti, stavo iniziando a guardare se c'è qualche domanda, beh, intanto qua ci sono tanti saluti, sia di chi segue Viso in Forma, sia delle super mam. Certo. E vediamo. Allora, vediamo se c'è, anche se adesso avete qualche domanda, che Donatella ci ha dato questi 3 suggerimenti, se avete qualche domanda potete scriverla adesso. Allora, cerco di farlo, ma gli adolescenti non seguono. Ma allora, dare disciplina ai bambini, perché tu puoi anche dirgli fare così, però... Certo, deve diventare, sì, io credo che sicuramente, ma non io, a livello psicologico non possiamo pretendere che i nostri adolescenti facciano delle cose che per loro non sono state, cioè che per loro non erano un routine e quindi magari hanno perso la routine nel tempo, perché magari noi mamme in qualche modo ci siamo un po' arrese, no? Quindi quello che consiglio, quello che dico a tutte le mamme, è che sin da piccoli dovremmo comunque donare e dare la possibilità ai nostri bimbi di avere le loro routine, le giuste routine e mantenerle anche nel corso del tempo. Io ricorderò
sempre che per me assolutamente prima di andare a nanna, ma anche dopo i pasti, è assolutamente scontato che ci si debba lavare i denti, ma io so di molte mamme che devono lottare con i propri figli per fargli lavare i denti, perché probabilmente non è diventata una routine. E quando è che diventa una routine? Diventa una routine quando tutti i giorni, anche quando tuo figlio non lo vuol fare all'inizio, tu glielo fai fare, non cedi alla, diciamo, alle loro richieste, non cedi al lo faccio dopo, no, tu lo fai adesso, perché altrimenti non puoi fare nient'altro, cioè devi farlo ora, senza obbligarlo, senza urlare, senza gridare, gli facciamo capire l'importanza di quello che devono fare in quel determinato momento, perché come dico sempre, urlare, sbraitare, arrabbiarsi non serve a nulla, non serve a nulla. Ci sono varie motivazioni del perché sollevare il tono di voce porta veramente le persone a non ascoltarti, si mettono in posizione di difesa e quindi non acquisiscono né l'informazione né l'insegnamento. Quindi questo può essere utile, sin da piccoli diamo determinate routine, facciamo capire loro l'importanza senza però cercare di essere troppo aggressive nei confronti dei figli, quindi insegnarli proprio dal profondo. Ho io una domanda, nel metodo Kanban, quante faccende suggerisci? Perché anche troppe non va bene, perché uno si ritrova magari... se tu suggerisci di farlo una ogni giorno o una settimanale, come suggerisci di fare? Allora, il metodo Kanban lo possiamo utilizzare anche per la giornata oppure per un'attività. Mi viene in mente, devo organizzare un compleanno, certo magari non nell'immediato, no? Devo organizzare un compleanno, tutto ciò che devo fare. Quindi, che ne so, la sala, gli invitati, l'elenco appunto degli invitati, mandare i messaggi per gli invitati, comprare o ordinare la torta piuttosto che i palloncini. Mi faccio tutto l'elenco e quindi man mano che lo faccio vado avanti sino a che, ok? Così come potrebbe essere un Kanban, io direi, per quanto riguarda l'attività del quotidiano, ok? Che possono essere le attività di routine che svolgo tutti i giorni, quindi ne creo uno per tutti i giorni, quindi a fine notte, diciamo prima di andare a letto, rimetto tutto ciò che è stato fatto nella colonna fare, quindi l'indomani mattina i bambini vedranno che appena si alzano devono far colazione, far pipì, fare compiti, ok? E quindi tutti i giorni andrò a utilizzare lo stesso Kanban per quelle che sono le attività quotidiane di routine. Oppure posso organizzarlo per quanto riguarda i compiti settimanali. Adesso non so come gli insegnanti si stiano organizzando, da noi gli insegnanti ci mandano i compiti il lunedì, tutti da svolgere nell'arco della settimana. Quindi io posso inserirli tutti quanti e avere un Kanban solo per i compiti. Infatti c'era una domanda, Claudia diceva, per sua figlia che va al liceo, i compiti sono tantissimi, come fare? Allora, dipende da cosa vuol dire sono tantissimi, come li gestiamo? Sono tantissimi nel senso che io mi metto a farli dalla mattina e sto tutto il giorno a fare compiti sino a notte, cioè dipende da come gestiamo. Soprattutto dipende moltissimo dalla concentrazione, dal focus che i bambini o i ragazzi danno a quel determinato compito. Qualche giorno fa mio figlio diceva non aveva più voglia di fare i compiti, perché ne aveva già fatto, non aveva voglia. C'era il papà che diceva no, dobbiamo finire, dobbiamo fare i compiti. Io gli ho detto no, perché se tu continui rimarrai tutta la sera seduto con tuo figlio a fargli fare i compiti, ma lui in questo momento non è nello stato mentale, ha bisogno di staccare, non è nello stato mentale giusto per svolgere ulteriori compiti. Cioè, quando sei stanco, quando ti dici non ho più voglia, quando ti dici non lo voglio più fare, in qualche modo la tua mente è come se si spegnesse. In quel momento è inutile che tu cerchi di insegnare o di far fare, è molto utile cambiare lo stato mentale, cioè far fare magari al ragazzo un'attività, un gioco, oppure non lo so, si guarda un film piuttosto che un cartone animato, dipende appunto dal bambino, dal ragazzo, staccare mentalmente, però puoi dargli un orario. Io ti dico, ok, così ho fatto con mio figlio, gli ho detto, allora, puoi andare a giocare un'ora con i tuoi amici, dopodiché io non ti dovrò neanche chiamare
alle 18 tu verrai in camera a fare i tuoi compiti. Alle 18 lui è venuto in camera, 18, 18.30 va finito tutto. Sarebbe rimasto tutta la sera. Lui era sereno, concentrato e ha svolto tutto senza nessun problema. Poi è logico che c'è chi fa più fatica a fare i compiti e soprattutto il grande problema dei ragazzi d'oggi è che fanno fatica a mantenere la concentrazione perché sono super mega distratti da tante cose, super mega sollecitati anche dai videogiochi, dalle attività, quindi fanno fatica a mantenere il focus. Noi per prime dobbiamo spiegargli che cosa vuol dire mantenere il focus, io alle mie super mamme glielo spiego tantissimo, quindi essere concentrate perché aprire la mente, perché è inutile chiudersi e dire non ci riesco, non voglio farlo, ed è sicuro che non ci riesci e che non vuoi farlo, perché non ti applichi. Quindi, ok, grazie. Allora, vediamo ancora Anna che dice che loro svolgono i compiti, però in questo periodo che sono tutti a casa è come se stessero in vacanza. Oggi aveva chiesto Anna collaborazione per fare le pizze, invece si sono tutti tirati indietro e quindi niente pizza. Ok, allora stanotte non si cena. Semplice. Quando avranno un po' di fame o berranno un po' di latte oppure non ci sarà la cena. L'indomani sono sicura che alla proposta facciamo tutti la pizza, se non è l'indomani ma dopo 3 giorni tutti contribuiranno a fare la pizza, così almeno erano gli insegnamenti di mio papà che appunto ci diceva ok, vabbè, non avete collaborato, non avete aiutato vostra madre a pulire, a riordinare, non uscite, semplice. Non c'era neanche minaccia, nel senso era semplicemente un dato di fatto. Noi dobbiamo capire che ad ogni nostro comportamento, nostro delle mamme, ma anche nostro dei figli, ci deve essere una conseguenza, c'è sempre una conseguenza, ok? Quindi, va bene, io non ti sgrido se non vuoi fare i compiti, però non puoi neanche giocare col videogiochi, cioè ti spengo tutto, ti tolgo tutto, non puoi farlo. Quindi tu sei consapevole di questo insegnamento e dici ok, vabbè, dai, faccio i compiti e poi gioco in tranquillità. O faccio i compiti la mattina, così mi libero e posso tranquillamente giocare il pomeriggio. Senza urlare, semplicemente ad ogni nostra azione corrisponde una reazione. Se tu non fai questo, non avrai quest'altro. Semplice. Poi dice la difficoltà maggiore è fargli vedere l'importanza della didattica a distanza a cui non sono abituati. Ce lo prendono certo. Magari. Beh, l'importanza dobbiamo fargliela capire noi. Dobbiamo essere noi mamme molto molto brave a comunicare con i nostri figli e soprattutto devono essere anche bravi gli insegnanti a comunicare la motivazione per cui è importante. Ma soprattutto loro devono capire che è un loro compito e l'utilità della didattica, perché è molto probabile che se non capiscono l'importanza della didattica a distanza è perché proprio non capiscono l'importanza della didattica. Non tanto di quella distanza, ma della didattica, perché chissà se poi riapriranno le scuole. Chissà se poi potremo veramente far concludere l'anno scolastico ai nostri figli e di conseguenza ci dobbiamo impegnare proprio per evitare, ed è questo quello che dico al mio bambino, dobbiamo impegnarci per evitare di ripetere l'anno e quindi dobbiamo darci da fare, così come noi adulti ci diamo da fare per lavorare anche da casa, per sbrigare appunto alcune attività, potremmo stare seduti sul divano tutto il giorno, oggi è domenica, potevo star seduta sul divano con i bimbi a giocare, ma ho deciso comunque di prepararci da stamattina che ci lavoriamo, Petra, vero, questa diretta, quindi non è una semplice mezz'ora di diretta, ci vuole anche una certa preparazione. Certo. Ma comunque hai il senso di responsabilità, in qualche modo glielo trasmettiamo noi ai nostri figli. Se non sappiamo come fare, dobbiamo leggere, capire, informarci, e ad oggi è importante la formazione per le mamme. Ecco perché è nato poi anche appunto il mio brand è Super Mom, l'importanza della formazione per le mamme, soprattutto per il benessere dei nostri figli. Infatti c'è un commento che voglio rispondere, certo, ma non tutte le mamme sono preparate a dare spiegazioni come gli insegnanti, infatti potete iniziare a seguire Donatella che dà tanti ottimi consigli proprio anche lei, quindi
E soprattutto laddove si ritiene di non essere preparati, ci si prepara. Abbiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione e che per prepararsi e per essere veramente formate, per capire in che modo interagire, dobbiamo leggere tantissimo, dobbiamo studiare, dobbiamo seguire dei percorsi. Alcune volte questi percorsi logicamente non tutti sono gratuiti, ma sono appunto a pagamento, hanno un costo e quindi dobbiamo comunque metterci in gioco. Metterci in gioco nel momento in cui alcune cose non le sappiamo. Semplicemente io dico sempre: se una cosa non la so, vado e la studio. Certo. E oggi che abbiamo il tempo è un periodo ideale proprio per sfruttare, imparare cose nuove, cose che non sappiamo, magari possiamo vederci dei leggere, assolutamente libri, ascoltare audiolibri, cioè penso che si trova tante cose anche gratuite su internet. Sì, è solo che è logico che è molto più semplice dar la colpa magari agli insegnanti che non, o che ci danno troppi compiti o che non spiegano, perché diventa più complesso per noi fare determinate cose e studiare ciò che effettivamente magari ad oggi non sappiamo e non conosciamo. Però per arrivare a dei risultati ottimali occorre far fatica, e quindi se vogliamo comunque che i nostri figli siano formati in un certo modo, se ci seguono in un certo modo, dobbiamo far fatica. Non è così, non si hanno dei figli che fanno e che lavorano in un certo modo così perché si è fortunati. No, perché alla base c'è comunque tutta una formazione. È come quando, io mi ricorderò sempre, appena avuto i bambini, la casa era ordinata e tutti quanti: "Oh, ma come sei fortunata, la tua casa è sempre in ordine". Io dicevo: "Ma cavolo, non è la fortuna, è che mi ci metto e la riordino", no? Quindi dietro dobbiamo appunto vedere che c'è sempre un lavoro di base che va assolutamente fatto. Certo. Come si dice, tanti formatori usano dire, nessuno nasce imparato, quindi bisogna investire anche nella formazione, sia gratuita che a pagamento, se si vuole migliorare ed essere un po' diversi, fare migliorare le nostre capacità. Sicuramente nessuno, anche chi vedete, seguite i grandi personaggi, tutti si sono formati, ha iniziato da una base e poi crescendo, certo, comunque hanno investito su se stessi. Vediamo se c'è ancora qualche commento. Allora, io vedo mio figlio al quarto anno di superiori più attivo adesso che quando c'è lezione ordinaria, forse perché le lezioni sono sui social e gli piace. Quindi qualcuno invece appunto reagisce in modo contrario, quindi è più attivo adesso che ci si vede sui social che non in aula. Sì. Allora, bene, poi seguo Donatella, ne sono fiera, non è un problema direttamente legato a me, ma a tante altre mamme. Sì. Ok. È un problema, potrebbe essere sia un problema culturale, anche locale, di formazione, magari che si è avuta nel corso degli anni, magari in quella data, località, paese, regione, non so, ma potrebbe anche essere importante in questo caso chiedere supporto agli insegnanti, perché no? Certo. Quindi non dare nulla per scontato, chiedere supporto agli insegnanti come poter intervenire o cosa gli insegnanti possono fare per accendere la motivazione di questi ragazzi, se è un problema generale della classe, che sono poco motivati, probabilmente bisogna accendere la motivazione, bisogna trovare quel famoso grilletto che ti accende e che ti porta veramente a darti da fare, no? Bene, vediamo se c'è ancora qualcosa, altrimenti Donatella, aspettiamo ancora qualche secondo, se c'è ancora qualche commento, altrimenti possiamo terminare qua. Io lascerò comunque tutti i tuoi contatti, così possono andare a sbirciare anche sulla tua pagina, sul tuo gruppo, e magari iniziare anche la sfida, visto che adesso siamo appunto qualche tempo e qualche ora in più ce l'abbiamo. Vediamo. Assolutamente sì. Se c'è ancora qualche commento, non vedo. Allora, sono riuscita a collegarmi solo adesso, rimarrà la registrazione? Sì, rimane pubblicata sia sulla mia pagina, poi la condivido in un altro mio gruppo, quindi chi vuole la può condividere, comunque la diretta rimane pubblicata, quindi anche se ti sei collegato in questo momento la puoi andare a rivedere, non c'è nessun problema. Bene, Donatella, non vedo altri commenti, quindi direi che possiamo terminare qua. Per non tenere, visto che anche alle 6 mi sembra iniziano a suonare un po' dalle finestre,
non so se anche da te. Andiamo a suonare tutti adesso. Andiamo ad applaudire, a cantare. E niente, sì, grazie ancora per questo tuo contributo, sicuramente molto utile, e quindi adesso anche suggerisco a tutti di andare a farci, per chi non fa parte delle Supermam, di farci anche noi una linea del tempo e anche il metodo Kanban per... E ti dirò di più, nel gruppo ci sono anche non mamme, quindi è aperto, insomma, volendo anche, perché poi sono strategie di organizzazione, di pianificazione del tempo e di gestione anche delle relazioni. Sicuramente quindi, le due che hai dato possono applicarle, anche se una non è mamma, se non ha figli, comunque sono dei suggerimenti molto utili per qualsiasi persona, uomo o donna che sia. Assolutamente. Bene, grazie mille Petra, grazie mille. Grazie a te e un bacione, buona giornata, grazie. Buona serata. Ciao, ciao, ciao. Bene, grazie. Terminiamo qua questa diretta di oggi, spero che ti sia stata utile e domani ritorniamo con un nuovo video sempre qui sulla pagina Viso in Forma e ti darò qualche altro suggerimento o qualche nuovo esercizio di yoga facciale, non lo so ancora, vediamo. Tu continua a seguirmi e ti auguro una buona serata. Un bacione grande e a domani. Ciao ciao!